Salve a tutti ragazzi, eccoci qua ritrovati in questo nuovo video. Oggi parleremo delle 10 strade più strane al mondo, perché sono delle strade con delle caratteristiche molto differenti. La prima strada è la strada più corta al mondo, misura 2,6 metri e si trova in Scozia, nel Harris Place. Non lo so pronunciare, quindi vi lascio la foto, non lo so, qui o al centro, qua sopra, però ve la lascio da qualche parte nello schermo e guardatevela perché è strana. La sto guardando in questo momento, questa è la seconda strada più strana al mondo e si trova in Germania, dove noi abbiamo vinto un mondiale, ed è la strada più stretta al mondo. In Germania si chiama la la pronuncia è un po' strana, però è guardatevela perché è molto bellina. Terza strada si trova in Nuova Zelanda, nella Baldwin Street. Mi sa che l'angolatura è un po' cambiata, ma comunque è la strada più rigida al mondo, dove le persone dovranno camminare in una maniera differente. Ovviamente vedete le persone che camminano nella foto. Non è molto bella da fare una strada del genere, perché c'è Paperino qua, lo vedete, è un po' incazzato perché si stanca subito. La quarta strada invece si trova negli Stati Uniti, di preciso a San Francisco. È la strada più curvilinea al mondo, dove si trovano molte curve, per intenderci in parole chiave, in parole chiare, scusate, chiave chiare. La quinta invece strada più strana al mondo è la strada più complicata. Ci troviamo sempre in America, negli Stati Uniti, a Los Angeles, e qui una donna non riuscirà mai a uscirne da questa strada, fidatevi di me. Un uomo è già difficile, pensate, per una donna è praticamente impossibile. La sesta invece strada più strana è un'autostrada che è la più lunga al mondo. Siamo in Australia, nel Agway, mi pare, ed è lunga 14,5 km e ci mettiamo una vita, soprattutto se uno va in giro con un pandino oppure con una moto ape, ci mette 100 anni a fare una strada del genere. Parte da quando ha 10 anni quando ne ha 40, per far bene le proporzioni. La settima strada si trova in Malesia, nel Puzuran, ed è la strada più rotonda e più grande al mondo. È un cerchio quasi perfetto, anzi meglio dire un ovale, un uovo di Pasqua, ed è la più rotonda in tutto il mondo. Qui un ubriaco girerebbe senza sosta e forse crederebbe anche che stesse facendo una gara di Formula 1. L'ottava invece strada più strana al mondo è quella più larga al mondo. Siamo a Buenos Aires, in Argentina, ed è larga tanto, non ci sono le dimensioni esatte, ma è la più larga. E qui tra un marciapiede e l'altro neanche un semaforo verde ti salva, perché ti trangiano sicuro. Nona strada più strana. Se abbiamo parlato dell'autostrada più lunga al mondo, dobbiamo parlare anche della strada più lunga al mondo, di una lunghezza totale di 1,896 km, se non erro, e si trova in Canada, nell'Ontario. Spero si dica e si scriva così. Comunque la più lunga, 1896 km di lunghezza, e qui un pieno di benzina non ti basta. La decima strada più strana al mondo è, scusate il termine, per me è la più brutta, perché ok che siamo in Inghilterra, mi è squillato il telefono, l'avete sentito, ok che siamo in Inghilterra, guidano a destra, ma fare l'incrocio più complicato al mondo, come potete vedere nell'immagine, io la sto guardando qui dal display, è veramente difficile, è qualcosa di strano, perché uno non sa se andare a destra, se andare a sinistra, se andare su, se andare giù, se riandare a destra, fare la rotonda che non c'è in questa strada, però uno ha paura, si mette a fare testa coda, arriva a destra, arriva a sinistra, su e giù, diagonale a destra, diagonale a sinistra, e poi si schianta contro un autobus, perché nell'autobus guidano a destra e non a sinistra come guidiamo noi, e quindi tutto complicato, perché il problema non è il problema è come l'affronti riguardo al problema.
Allora ragazzi, dopo questa decima strada che si trova in Inghilterra, io vi chiedo un like se vi è piaciuto questo video, vi chiedo di iscrivervi al canale, ovviamente se sempre vi è piaciuto questo video, di condividerlo ovunque voi vogliate, e vi lascio il link dei due video che sono andati molto bene riguardo a queste top 10, che sono le 10 morti più stupide al mondo e le 10 fobie più diffuse al mondo. Quindi dopo questo video, dopo queste mini pubblicizzazioni che ho fatto, ci vediamo al prossimo video, la settimana prossima. Bella!